Il meteo è presentato da Ristorante da Chira Gas. Con bontà e risparmio siamo aperti tutto l'anno. Un saluto e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Anche questa settimana siamo in diretta dai Bagni Carlo, Sassonia di Fano. Prima di vedere le condizioni meteo previste per questo fine settimana, vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori l'appuntamento della serata del 31, in cui all'interno dei Bagni Carlo verrà fatta una sorpresa a tutti gli ospiti che hanno frequentato questa spiaggia durante il periodo estivo. Ora vediamo quale sarà la situazione prevista per questo fine settimana, che vedrà ancora la presenza dell'alta pressione delle Azzorre e che manterrà condizioni di tempo stabile e soleggiato per le giornate di venerdì e sabato, mentre dalla giornata di domenica l'arrivo di aria più fresca dai quadranti settentrionali determinerà un graduale calo delle temperature e anche condizioni di moderata instabilità, specie durante la serata. E quella giornata di venerdì quindi avremo cielo generalmente soleggiato su tutte le zone, salvo locali e temporanee velature sui settori interni, specie durante il corso della giornata. I venti saranno deboli e variabili, con brezze lungo le coste, locali rinforzi dei quadranti meridionali sui settori interni. Il mare generalmente quasi calmo, localmente poco mosso. Le temperature per venerdì saranno stazionarie, con clima ancora molto caldo, specie sulle aree interne pianeggianti, dove si potranno raggiungere anche i 36-37 gradi. Per la giornata di sabato non avremo grosse variazioni, quindi ancora prevalenza di tempo stabile un po' su tutte le zone, salvo una locali e temporanei addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi sulle aree interne. Il mare risulterà generalmente quasi calmo, localmente poco mosso. Le temperature per sabato saranno stazionarie o in temporaneo lieve calo, con massime comunque ancora quasi ovunque oltre 30 gradi e punte di 35-36 gradi sulle aree di fondovalle interne. Per la giornata di domenica, infine, come detto, l'arrivo di aria più fresca favorirà nel corso della giornata un generale peggioramento, quindi nel mattino avremo cielo poco nuvoloso o localmente variabile, ma con tendenza ad aumento delle nubi nel corso della giornata, che determineranno poi durante la serata e la notte anche la possibilità di qualche temporale. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali, il mare generalmente poco mosso, ma con moto ondoso in aumento durante la serata. Le temperature saranno in generale graduale calo, specie dal pomeriggio sera, quando appunto aria più fresca favorirà un clima un po' più gradevole. Infine, vedendo le condizioni previste lungo la costa, come si può vedere dalla grafica, la temperatura dell'acqua sarà per tutto il fine settimana attorno ai 26-28 gradi, con un vento generalmente debole orientale e il mare quasi calmo poco mosso. Ancora l'indice UV risulterà piuttosto alto, attorno ai 9-10, e quindi raccomandiamo di non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.